E buonasera amici cripto investitori, stavo guardando se l'audio oggi funziona, ma sembra di sì e ben ritrovati a tutti quanti, belli carichi oggi, chi non è carico oggi non lo so. Come di rigore, se Bitcoin, l'ho scritto anche su Twitter, se Bitcoin deve fare un rimbalzo, deve fare un bottom locale, cosa che insomma, prima di parlare di bottom facciamo un paio di scongiuri ancora perché è ancora tutto da vedere, ma prima di fare almeno un rimbalzo come Dio comanda, bisogna stare tranquilli sul fatto che $200 sotto c'era il mio limit buy, ve l'ho detto. Se c'è un bottom signal è quello. Io vi dissi un po' di tempo fa che avevo piazzato i miei limit buy tra i 32 e i 28.000 e tac, giustamente lui ci rimbalza sopra. Rigorosamente senza toccarli, però vabbè, noi ci ridiamo su, ci scherziamo su, perché a prescindere, quando Bitcoin sale siamo tutti contenti lo stesso, anche se non abbiamo preso posizione, ci fa stare bene, siamo candelopatici, graficopatici, bitcoinpatici, non lo so, sicuramente normali non lo siamo, su questo non ci piove. Comunque oggi diamo un'occhiatina al mercato perché è interessante andare a vedere come stiamo attaccando e vincendo, attenzione, contro la prima resistenza. Se vi ricordate l'ultima volta, poi chiaramente mi si è subito riscombinato tutto il grafico, avevamo detto che eccolo qua, ritornato del colore giusto, perché è una resistenza, è rosso. Volevamo vedere perlomeno la rottura di questa zona 42-43.000 per poter iniziare a sperare in un recupero. Per quale motivo? Perché qua c'è una confluenza di questo cluster con la candelina verde tra due candele rosse, nonché di questo precedente bottom. Quindi, di fatto era una bella resistenza, no? Bella forte, e il vederla rompere, soprattutto se adesso davvero ci chiudiamo la settimana sopra, ci rimaniamo un po', non voglio vedere un falso movimento del tipo che oggi siamo qui ma domani riassorbiamo subito, perché se no siamo più scemi di prima. Purtroppo è solo lunedì, ma i presupposti sembrano esserci, quindi voglio vedere chiudere il settimanale qui sopra per avere perlomeno un primo segno di possibile inversione locale, un possibile bottom locale. Questa è la prima resistenza decente che rompiamo da non so quanto tempo, perché guardate, è da metà novembre che non facciamo altro che rimbalzare contro le resistenze e perdere supporti, quindi è meglio che niente, è un primo segno. Siamo tornati bullish, è ancora presto per parlare di bottom is in, di ce l'abbiamo fatta, di to the moon e robe del genere, quindi conteniamo l'entusiasmo, visto che qua ho visto che ci sono o sconforti epici oppure esuberanza folle, non esistono mezze misure, ma è il caso di essere un attimino razionali, perché di fatto rimaniamo all'interno del nostro mega range per il momento, quindi tac tac, il solito scenario che avevamo dipinto. Al momento sembra che di fatto abbiamo trovato un low, e quindi adesso, se, ripeto, andiamo a confermarlo con la chiusura settimanale sopra questa resistenza, andremo a cercare il nostro high, e in base a dove troveremo l'high poi capiremo, no, il da farsi in seguito. Il fatto che abbiamo trovato il low qui e non qui però è già importante, perché almeno non abbiamo rotto quel gigantesco equilibrio portato da questo gigantesco range. Ripeto, niente male, non mi dispiace una situazione del genere, continua il bilanciamento, continua la lateralità, e a me va benone, perché dopo un movimento parabolico che è stato l'anno 2020 è stato completamente folle, al suo interno introduco anche i primi mesi del 2021 che sono stati il top, e quindi tutto l'anno seguente di bilanciamento di lateralità ci sta, perché va ad assestare un attimino la situazione. È molto meglio che il continuare a salire e salire, che poi fa scoppiare un'altra bolla gigantesca e ne paghiamo le conseguenze per gli anni a venire. Quindi adesso godiamoci il fatto che lateralizziamo e non andiamo a fare dei dump in stile altcoin, e seguiamo da vicino, ripeto, questo mercato. Per il momento
Qui vale la pena anche guardare sul daily, proprio perché abbiamo violato la prima resistenza e quindi dobbiamo anche vedere da vicino, no, l'andamento del grafico, che poi magari si propaga sui time frame superiori. Oggi è bello carico e magari ci becchiamo pure il pump in diretta, la prima volta da secoli che accade una cosa del genere, quindi veramente emozione folle. Ho già finito l'acqua, due bottiglie di acqua ghiacciata oggi, veramente la situazione è incontrollabile, ingovernabile, ma siamo vicini al prossimo sweep, perché qui abbiamo un top a 44.400 circa, no? Vedete questo top locale e ce lo stiamo sweepando proprio adesso, quindi speriamo che non faccia il classico sweep più assorbimento, ma che di fatto ce lo conquistiamo un po' in maniera decisa, chiudere delle candele lì sopra. Qual è la chiave? Rimanerci, non solo sfiorare, perché altrimenti lascia un po' il tempo che trova. L'altra cosa che non mi convince tanto è questo profilo di volumi, un po' in contrazione per essere comunque, non so, cioè, guardate il confronto tra questo sell-off e questo acquisto parallelo, cioè, non lo so, non riesce a convincermi ancora del tutto, ma forse ho ancora questo scetticismo di fondo dato dalla situazione generale del mercato, no? Da questi ultimi mesi tutti ribassisti, e quindi non lo so, però sta di fatto che di una cosa sono certo, cantare vittoria adesso è presto. C'è qualche trader con cui stavo parlando prima che sta osservando già comunque un possibile retest di questa zona, perché di fatto abbiamo avuto, no, questo segno di domanda molto forte, non ancora respinto, non ancora assorbito, quindi a meno che adesso non facciamo proprio un assorbimento di questo tipo immediato, se chiudiamo una candelina qua o magari anche due, meglio, si può andare subito a cercare il long super speculativo qui. Io non ho intenzione di seguire scenari così speculativi, così di breve, ma valuterò adesso come comportarmi poi con lo short di copertura a seconda di dove troviamo l'high. Quindi ripeto, io aspetto che il settimanale vada un attimino a svilupparsi, andiamo a cercare l'high e da lì poi capiamo meglio la struttura complessiva. Al di là di Bitcoin, le altcoin anche loro non sono malmesse, tant'è che Shiba e Do ci hanno pompato, così giusto per, ogni tanto ci vuole. Vi volevo far vedere invece la Total Market Cap, che è un grafico che mi gasa ancora di più, perché guardate, di nuovo il settimanale è il mio time frame preferito. Guardate l'attacco ai 2 trillion, 1,98, questa linea gialla, no? Che è un precedente supporto che ora funge quindi da resistenza. E se ce lo andiamo a prendere, è un primo low reclaim, quindi una rottura di un livello di resistenza, che anche qua non la vedevamo da tempo. Finora, vedete, le resistenze ci hanno sempre ributtato a ribasso e adesso per la prima volta da mesi stiamo vedendo delle resistenze cedere. Speriamo che sta cosa duri. Quindi forza buyers, forza volumi, fatevi sentire, fatevi vedere e mantenete anche la difesa. Quindi non fatevi swipare ed assorbire. Per quanto riguarda le altcoin, interessante seguire Ethereum, visto che l'ultima settimana aveva dato qualche spunto che poi non ha chiuso benissimissimo, perché guardate, c'è stata una bella sacca di offerta qua sopra. Adesso sono curioso di vedere come abbiamo trovato l'high in questa zona, quindi non abbiamo rotto resistenze particolari. Sono curioso di vedere se quest'altra area, quindi tra gli 0,07 e 0,07 0,5, quindi quest'area qui va a fungere ora da supporto sul quale potrebbe poi creare di fatto quindi un costrutto di bottom. Qua volendo c'è il setup di long speculativo con stop loss sotto i minimi, ma chiaramente è un setup fortemente anticipatore con i rischi del caso. Io vi ricordo sempre che tutte queste bellissime analisi che condivido con amore e passione con voi non sono mai consigli finanziari per i quali dovete andare dal vostro consulente finanziario di fiducia che vi va a fare i PIN su conto arancio, ma sono semplicemente delle simpatiche condivisioni a scopo
scopo educativo e di confronto. Bene, al di là di Ethereum, altre altcoin degne di nota, direi che a parte Shiba e Doge non ce ne sono, perché le altre bene o male stanno tenendo botta con i loro costrutti. Abbiamo Phantom che ha avuto una prima reazione, però attenzione che l'offerta è ancora molto molto forte. Andiamo a vedere BNB, quindi i principali layer 1, layer 2. BNB è in fase di scarico invece, un lento scarico, lower highs, lower lows, senza impulsi particolarmente aggressivi di domanda, quindi non è di certo un periodo in cui, non lo so, c'è tanta volatilità nelle altcoin. Sinceramente non mi fanno impazzire lato speculativo, anzi stanno forse pagando un po' lo scotto della volatilità che hanno avuto. Ma in generale, tutta la seconda metà del 2021 e inizio del 2022 si sta dimostrando, a parte in alcuni casi specifici, no, alcune finestre temporali estremamente specifiche, si sta dimostrando un po' tendente alla lateralità, sia per le alt BTC, sia per BTC stesso. Non male, non mi dispiace come cosa, ve l'ho detto. Sembra che sia un po' maturato il mercato, mentre ecco, CRO non mi sta dispiacendo, perché sembra che questo rimbalzino su è pure una media mobile, l'100, puramente casuale. A me non piace usare le medie mobili come supporti e resistenze, vi dico la verità, ma questo rimbalzino, nonché, guardate, questa deviation da qua sotto sembra essere al momento un bottom locale, tant'è che quando l'abbiamo ritoccato la domanda si è fatta risentire, adesso sembra che ci sia un po' di voglia di fare nuovi high. Stiamo a vedere, perché potrebbe essere in fase di ripresa anche CRO, quindi occhio. Mentre per il resto, Matic, che adesso poi ne parliamo, ha ricevuto un investimento non da ridere e basta, insomma. Poi se avete qualche domanda puntuale su analisi di altcoin specifiche, fatemelo sapere che così le andiamo a vedere. Il mondo gaming sta dimostrando molta forza. Il mondo gaming, sai che purtroppo ho smesso di seguirlo. Allora, abbiamo Axie. Beh, Axie non benissimo, in verità. Andiamo a vedere i settimanali anche in questo caso. Vediamo un po' gaming, metaversi e dintorni. Allora, Axie è in fase correttiva, direi. Abbiamo questa tendenza, tra l'altro in accelerazione, mi sembra pure. Vabbè, dopo questo 100 per che ha fatto ci sta pure, quindi non è certo in un trend positivo, no? Queste ultime settimane comunque mostrano massimi e minimi in ritracciamento. Andiamo a vedere Sand, quell'altra coin comunque, l'altra coin del settore metaversi forse più degna di nota, questa molto resiliente perché ha reagito estremamente bene a questo dump locale. Guardate, nel giro di un paio di settimane ha assorbito quasi tutto il dump, quasi però, attenzione, perché c'è ancora un ostacolo che è esattamente questo. Quindi occhio che, insomma, vorrei vederlo riassorbito prima di valutare posizioni speculative. Poi, cos'altro abbiamo? Mana, Decentraland, che anche lei è un... Dunque, Mana BTC è un indicatore un po' di questo settore. Beh, il settore metaversi, ragazzi, mi stupisce perché, non lo so, lo ritengo molto esteso, ma è un pensiero che mi rimane, non è il prezzo a farmi cambiare idea. Lo ritengo un settore veramente hypato all'estremo e molto esteso e non lo so, mi aspettavo una correzione più marcata, ma magari il mercato mi dà torto. Io imparerò, guarderò e imparerò. C'è sempre da imparare dal mercato, no? Di superare anche i propri preconcetti a volte. Atom, andiamo a vedere Atom. Allora, Atom, tac. E Atom ha subito abbastanza le scorse settimane, ha fatto un dampone importante insieme ad altri layer 1, layer 2, perché anche Phantom aveva dampato quella settimana lì, Avalanche pure mi pareva avesse subito abbastanza, vedete? C'è un po' questo... ecco, loro sì che si sono sgonfiati, più addirittura dei metaversi e gaming. Comunque, ritornando ad Atom, al momento sono curioso di vedere dove andrà a piazzare questo low. Non mi fa impazzire per il fatto che, vedete, c'è stato questo dump molto aggressivo, cioè tante candele rosse una dopo l'altra. E dopo un attacco così aggressivo da parte dell'offerta, non lo so, io aspetto che si riassesti un attimino la situazione.
Poi, io ho comprato Meta dopo il meno 30%, altro che mana, grandissimo, fantastico, fantastico, Meta la peggio shitcoin, eh? Non so se avete visto anche cos'era Snap, varie stocks, hanno fatto degli andamenti, cioè in full shitcoin mode sono andate, incredibile, incredibile. Luca guarda MMF, ragazzi, quello me lo sono segnato da guardare, una DeFi su Kronos che mi sono segnato da guardare, perché MMF Finance dovrebbe essere questa, eccola, me ne avete parlato in tanti e però non l'ho mai approfondita a sufficienza. Mi pare che sia un fork di PancakeSwap, se non ricordo male. Vediamo farms, dove si farma come pazzi, e dunque per farmare un qualcosa di assennato, beh, c'è VBTC CRO al 50%, niente male, ETH VBTC niente di interessante, DAI USDC al 20, croissant, che cos'è croissant, bellissimo, bellissimo. Ci sono un po' di coin esotiche qui dentro, però io di solito uso come cartina tornasole i farm. Aspettate, non ho neanche messo la night mode, questo fa capire che non l'ho approfondito, e ho ditato da Certic, dai, qualcosa vorrà dire. Comunque no, TVL di 200 e passa, cos'era, 250 milioni di dollari, no? Quindi non è proprio la piattaformina così. Però, insomma, io i farm così un po' esotici con il token stesso, che io i token di queste piattaforme, che token farmabili, sapete che li tengo abbastanza alla larga a causa dell'eccesso di inflattività, no? Che sia Cake, che sia VVS, che siano, insomma, tutti questi. L'unico per cui ho fatto un'eccezione è Curve, ma perché è passato già un anno, quindi c'è stato una sorta di halving, no, dell'emissione. Poi c'è il discorso del VE con il lock, insomma ne abbiamo parlato a dovere, ma tendenzialmente io le coin farmabili non le detengo, soprattutto, ripeto, i primi anni, perché i primi anni hanno dei tassi di inflazione atroci, il che li diluisce in una maniera clamorosa, quindi non fa venire voglia ovviamente di detenerli, meno che meno di metterli in pool dove c'è pure l'impermanent loss, insomma non fanno per me. Mentre pool come possono essere ETH CRO, VBTC CRO, dove ci sono dentro coin comunque di valore entrambe, lì cambia tutto, ok? E poi si fa farm and dump con il... con ciò che ci viene dato. C'è anche su Bifi, per curiosità, dunque vediamo, perché se ci fosse pure l'autocompounder, dai, non sarebbe neanche malaccio. Adesso mi fa fare il giro, sicuro me lo apre su BSC, poi deve andare su Kronos. Eccolo qua. Allora, andiamo su Kronos. Sono sulla testnet di Ethereum, cosa ci faccio qui? I misteri della vita. Allora, Kronos, eccola. Perché Dio succede? Oh, che palle. Kronos non c'è, non funziona così, vero? MetaMask, ok. Allora, vediamo, piattaforma, non c'è. C'è Bifi, Kronoswap, VVS, Bifi. Ah, ok. Mi sembrava strano. Non c'è ancora MMF, non lo so. L'approfondiremo meglio, dai, perché per adesso non mi voglio sbilanciare più di tanto. Però non mi sembra... No, c'è MMO, è l'autocompound di MMF. Orco cane. MMO Kronos. L'autocompound di MMF. Allora. Madmirk, addirittura. Addirittura. Ok, sì, io però volevo andare a vedere l'autocompounder stesso. Mad Meerkat Optimizer, vediamo. Questo mm.finance, è già integrato? Ah, è questo qua, ma che casino. Interessante però. Strana come cosa, no? Implementare il loro stesso autocompound. Allora, beh, ovviamente MMO e MMF hanno degli APY senza senso, ETH CRO, BTC CRO, no, non sono neanche malaccio questi. Stable, e però che cosa ti fanno farmare questi? Ci sono pure CRO, get more CRO.
Come funziona? Ti paga in cro, si può mettere a rendita, ha delle fees che ti pelano. Ottimo. MMA. Dai, ragazzi, calma, no, non degenerare. Però occhio a farmi i loro token, immaginavo. Immaginavo. Vediamo, prendiamo un esempio. Allora, facciamo, che ne so, ETH Crow, dunque, le fees, ad esempio, 0,5 se stake entro 72 ore, vabbè, niente di particolare. Boost, come funziona? Mi sa che è un po'... The longer you do not claim, the higher the APY. Ok, sì, lo so. Mi sa che me lo devo studiare un po', perché devo capire se c'è, cioè, questo boost, se... C'entra qualcosa i token che detieni, se ci sono dei lock, di solito bisogna un po' spulciare per capire queste cose. Purtroppo non sono 3-3 pure, oh mio Dio, aiuto, si salvi chi può, si salvi chi può. E, non lo so, ripeto, devo andarmelo a studiare un attimino, perché mi sembra sempre interessante, ma se, ci sono un po' di cose esotiche, quindi facciamo che rimandiamo questo, il boost con gli NFT, non ci sono lock, ogni NFT aggiunge il 3%, ok, c'è da comprare gli NFT, ok. Luke, ma cos'è questa storia delle regolamentazioni degli exchange in Italia? C'è qualcosa che dovremmo sapere o fare noi clienti? Hai consigli? Ma guarda, ti dico la verità. No, nel senso, noi, a noi non cambia nulla. Ne avevo parlato anche nell'ultima live e in realtà non cambia nulla. Anzi, secondo me è un passo avanti dell'Italia che incredibilmente si pone in maniera abbastanza giusta, no? Cioè, ci sta a dire agli exchange, voi siete come delle banche, dovete un po' comportarvi come tali. Cioè, non è che sono anonimi gli exchange, ma exchange non DEX, cioè exchange quelli che operano in Italia, no? Le aziende che operano con clienti italiani. Ciao Luca, cosa pensi di WWS Finance? WWS Finance, ottima piattaforma, ma non deterrei il token. Ottima piattaforma perché è per farmare alla grande e... Insomma, tra l'altro su Kronos è una di quelle più utilizzate, ma ripeto, il token è altamente inflattivo. Molto, molto inflattivo. Luke, hai dato un'occhiata a Jones, protocollo di strategie di opzioni basato su DOPEX? Sì, su Arbitrum, backed da Tetranode e DeFi God. Sì, ci avevo dato un'occhiata, Jones DAO. Vediamo se lo troviamo. Eccolo, però non c'erano dei volt che mi stuzzicavano ancora più di tanto, perché questo mi pare sia una covered call, se non ricordo male. Vediamo. Allora, options and derivatives to generate yield, ma mi pareva che facesse una sorta di covered call, avevo letto. E per essere una covered call, con i rischi della covered call, non era particolarmente interessante, infatti non ha ricevuto tantissimi depositi in verità. Su Arbitrum, quindi bene che è un layer 2 almeno, Farms non dovrebbero essere ancora attive, no, sì, con Jones. Ah no, questo è interessante però, JETH ETH, questo è interessante, questo mi sa che quando l'ho guardato io non era ancora attivo, perché se io deposito gli ETH qua dentro e mi vanno in questa strategia che l'avevo anche trovata da qualche parte. L'avevo trovata da qualche parte. Important risks, vediamo, qua non dice niente di che. È una cover call, quindi in sostanza è il detenere l'asset e vendere le call, no? L'avevamo visto quando avevamo parlato direttamente di DOPEX e delle altre piattaforme DeFi di opzioni. E di fatto, quando tu depositi ETH qua, che sono lockati per un po', perché insomma ci sono i cicli, anche qui le epoche durante le quali rimangono lockati i fondi, ti danno i JETH, e con i JETH si può andare a farmare qua nel pool JETH ETH, ok? Tac, qui dentro. E una cosa importante da sapere, ma che non la nascondono, è che è un'altra di quelle DeFi con la DE tra virgolette, nel senso che quando si va a depositare ETH in questo vault, gli ETH sono gestiti da un multisig wallet, quindi ci sono un tot di
address di persone che hanno in mano questo fondo e lo gestiscono loro attivamente. Non è depositato su uno smart contract, è automatizzato, però è spiegato chiaramente, no? C'è scritto qua deposited asset are under multisig control during vault lock, quindi c'è questo multisig che le controlla, quindi sapevatelo, ecco. Ci sono i rischi legati a chi gestisce questi fondi, no? Se si trova uno scammer anche qui dietro, succede un patatrac, ecco. Poi torniamo a noi. Centrifuge è un altro di quelli che volevo andare ad approfondire, perché ultimamente sono più che validi. Oh mamma mia, siete in troppi. Luke, che ne pensi di Cake, Pampa Breve? Non lo so. Cake non è che stia proprio dando il meglio di sé. Cake purtroppo non è il suo anno questo. Non è affatto il suo anno. Il suo anno è stato il 2021, folle, totalmente folle. Ma adesso sta un po' pagando. È in fase di sell-off. C'è da trovare il bottom. Finché non troviamo il bottom non ha senso, perché è veramente in scarico continuo, cioè non dà segni di vita, non dà nessun segno di vita. Poi, allora, Luke, ci spiegheresti Liquid Driver? Allora, Liquid Driver è una sorta di convex su Phantom, quindi va a boostare i rendimenti di altre piattaforme DeFi. Te lo faccio vedere anche subitissimo, perché è ottimo. È ottima come piattaforma DeFi su Phantom. Allora, guarda, in particolare tu puoi andare a farmare utilizzando gli LP token di Spirit Swap, e qua vedete ci sono gli APR boostati con i vari pool. Poi che cosa abbiamo qui? Spooky Island, dunque che cosa cambia? Spooky Swap, ok, se è l'altro DEX. Poi Magic Land, che cos'è? Ah, su Curve, il 3 pool V2 di Curve con dentro MIM. Beethoven X, interessante, qua ad esempio c'è ETH, BTC, Phantom e USDC. Perché ci avete messo USDC? Porca miseria, era così bello come pool. E in sostanza cosa fai? Tu vai a dare liquidità sulla piattaforma. Il token LP, anziché stakearlo sulla piattaforma stessa e farmare lì, lo metti in staking su Liquid Driver, come su Convex per Curve, no? È la stessa identica cosa. E di conseguenza quindi Liquid Driver va a ottenere i governance token, maggior potere, quel discorso che facevamo, no? E è più che valido per alcuni farm, in particolare quelli sulle coin che si vuole detenere, tipo VBTC Phantom, ETH Phantom se ci si vuole esporre, e poi anche altri, ad esempio ce n'era uno che mi piaceva, dove sta? Il 3 pool V2 non mi fa impazzire, perché 18% non è il massimo sulle stable. Questo qui mi piaceva, però preferisco a sto punto quello con dentro anche gli altri layer 1 direttamente su Beethoven X oppure su Bifi, c'è l'autocompounder. Però è un'ottima piattaforma. Tra l'altro, se vuoi vederti un tutorialotto di Liquid Driver, dovrebbe anche comparirti, dove sei, non è vero, non compare più. No, eccolo qui, c'è un articolo che è sul nostro sito dove è spiegato un po' step by step tutto il funzionamento di Liquid Driver, quindi se vi va di approfondirlo lo trovate lì, tutto per voi. Poi, procediamo. Allora, io in tutto questo non ho ancora parlato di news, ma cosa, oggi va così. Allora, ancora appena aggiornato i valori di loan to value, ottimo, andiamolo a vedere immediata subito, anchor.com, opla, andiamo a vedere, se non erro dovrebbe aver alzato un po' anche il max borrow, mi pare, allora, porca miseria, il problema è che con questo address non ho niente con cui testare, orco cane, vediamo, govern, Vediamo. Executed. Dove sei? Volevo andare a vedere i nuovi parametri. Questo. Benissimo.
cane, però non riesco a vederlo da qua. Loan to value va all'80%, il max borrow a quanto... Qualcuno di voi lo sa per caso che purtroppo è un po'... usa la testnet, ma la testnet in realtà è diversa, ha dei parametri diversi, mi sa, perché non so se hanno uppato anche la testnet direttamente, eh. Io so che a volte la testnet ha dei parametri leggermente diversi, quindi vediamo. Borrow qui mi dà 100%. infatti, no, però aspetta, questo è del mio, vediamo, 75, no, no, 100%, sì, ottimo, questo è un ottimo modo per far collassare tutto quanto, 75% se non sbaglio, vedi i tweet di Dan Quer, hanno spiegato tutto su Twitter, 75, allora, 75, ma è un po' altino, davvero, cane, oh. Andiamo a vedere Anchor. Tac. Vediamo. Allora, ottimo. Loan to value è passato e verrà eseguito oggi. Benissimo. Il loan to value è cambiato a borrow usage. Ah, ok. Bene. Allora, Anchor Web App, borrow... Ah, ok, a 75%, porca miseria! Cioè, spero che nessuno vada... Cioè, qui hanno tenuto comunque un modo di fare i digen, eh. Fate attenzione perché sto 75%... Cioè, in sostanza ti liquida all'80 e poi puoi borroware fino al 75. Io sopra il 50 non ci andrei... Perché prima col 60% di massimo loan to value io di solito orbitavo intorno al 30-35 di loan to value medio. Adesso che all'80 direi di stare 40-50 massimo, perché oltre si rischia, no? Se ti dampa l'una, ti fa un meno 50%, spazza via tutto, è veramente impressionante. Beh, ringrazieranno i liquidatori su Kujira perché... Porco cane, 75% max borrow, 80% liquidazione. Io non lo so. Spero che non ci siano dei degen che fanno robe del genere. Allora, poi... Luca, secondo te ha senso convertire 6K da USDT a UST e metterli su Anchor? Amico mio, dipende da come ti vuoi esporre, dalla strategia che hai, da che percentuale è del tuo capitale totale, la tua propensione al rischio, tutta una serie di cose che purtroppo io non ti posso valutare così in live, no? Io ti dico, per me UST su Anchor è un buon compromesso tra rischio, contenuto e rendimento interessante, in particolare se poi lo si combinerà con l'assicurazione, e i rischi esistono, sappilo. Il depeg di UST e il rischio smart contract di Anchor, quindi insomma sappiate che il rischio esiste, no? È contenuto ma esiste, ok? Quindi attenzione. Poi adesso però un po' di notizie condividiamole, altrimenti qua va a finire che oggi parlo solo con voi. Allora, due notizie al volo, tanto non c'è tantissimo da dire, eh? Allora, KPMG Canada che aggiunge Bitcoin ai suoi balance sheet. Questa è tantissima roba, eh? KPMG è una delle Big Four, è un'azienda tra le più grandi al mondo nel settore della consulenza e è notevole. Questa è una cosa veramente notevole. Non avrà avuto l'impatto mediatico di Tesla, ma non è da meno, ok? È vero che è KPMG Canada, è un... però, porco cane, cioè è veramente un interesse da parte di un'azienda del genere verso la detenzione di asset come Bitcoin ed Ethereum, tra l'altro, e non solo Bitcoin. Nei loro balance sheet non è da poco, e vedete che poi ci sono alcune dichiarazioni di alcuni dirigenti di questa azienda secondo i quali è un'industria, quella delle cripto, che continua a crescere e maturare ed è sempre più appetibile come asset nel quale investire anche per un'azienda di quelle dimensioni.
È stato anche approvato il proprio oggi il l'ETF che era stato proposto un po' di tempo fa da Valkyrie, Bitcoin Miners ETF. In sostanza è un ETF che va a investire, va a diversificare su diverse aziende che operano nell'ambito del mining in America. In America sapete che c'è anche questo tema del mining green, sempre più sentito, e questi investimenti poi settoriali vanno a puntare a esporsi molto di più chiaramente sulle aziende che vanno anche in questa direzione, proprio perché sono sempre più incentivate, ci sono investimenti importanti e poi il tema del green, lo sappiamo, è molto sentito ultimamente, ed è giusto che il mining, che è un'industria che consuma tanta energia, la consumi in maniera ottima, no? Ormai credo che sia stato abbastanza smentito, no? Il mito secondo il quale Bitcoin rovina il pianeta. Potete cercare, ci sono tantissimi contenuti ben scritti che spiegano perché di fatto non è così, cioè il consumo energetico è innegabile, ma non è energia prodotta apposta, cioè buona parte è energia reindirizzata, e inoltre l'impatto, cioè l'utilizzo di combustibili fossili e di materie ad elevato impatto ambientale sta decrementando sempre di più, in particolare dopo che la Cina si è tolta dai piedi. Poi, cos'altro abbiamo? Tesla, che per ora non ha venduto, tiene sempre i suoi 2 billions in BTC. Bene, ve la lascio lì. Ah no, questa era la notizia del giorno. Fatemi bere un po' d'acqua ghiacciata. Ottimo. Ora ci siamo. Allora, Cosmos, che se ne parla molto, no, quest'anno, perché è un anno pieno di sviluppi per Cosmos, lancerà alcune testnet molto interessanti. Queste testnet, che di fatto sono delle versioni di prova, no? di chain, che vogliono essere lanciate entro l'anno 2022, tutte quante, sono testnet incentivate, quindi dove chi le prova, le usa, trova bug, le migliora, eccetera, viene premiato, una sorta di hackathon, insomma. Sono, allora, la prima è Archway, che è una chain di smart contract, quindi piattaforma di smart contract, con piena integrazione di CosmWasm, che è quella compatibilità multilinguaggio, no? Quegli smart contracts cross-chain, simile a Juno, per capirci, no? Che differenza c'è? Che particolarità? Allora, hanno una cosa molto particolare, molto peculiare, tutta loro, ovvero le ricompense per gli sviluppatori possono essere cablate direttamente all'interno del protocollo. Cosa vuol dire? Io, sviluppatore, vado a creare una DApp qua sopra, uno smart contract qua sopra, più viene utilizzato, più mi prendo una sorta di royalty, no? Molto bene, perché incentiverà molto, credo, lo sviluppo su di essa. Tempo stimato marzo 2022 con la prima testnet, e poi si vedrà, no? In stage. Celestia, secondo network. Network modulare, cosa vuol dire? Vuol dire svincolare, cioè creare una chain fatta a moduli, simile a Polkadot, no? Polkadot è la chain modulare per eccellenza, forse. Questa disaccoppia il consensus layer e l'execution layer, ovvero il consenso è il proof of stake, cioè i validatori, la sicurezza e quant'altro. L'execution è dove vengono eseguiti gli smart contract, quindi dove avvengono le transazioni, dove c'è l'utilizzo della la computazione, l'eseguire azioni on chain, no? Tutto ciò che è eseguito dagli smart contract. Disaccoppiandoli, chi sviluppa smart contract e nuove piattaforme non si deve preoccupare del lato sicurezza che è implementato nell'altro modulo, e così via. Si può andare a implementare nuovi moduli come fossero delle sorte di macchine virtuali che poi intercomunicano tutti quanti tra loro. C'è già una testnet Q2 2022, c'è già la prima testnet pubblica, puntano ad averla lì. Poi, T-Grade, piattaforma DeFi regolamentata, quindi con il portale KYC, immagino qualcosa del genere. Poi, Yumi invece ha un money market, lending e borrowing, credo che sia il primo su Cosmos, o no? Mi pare di sì, e quindi niente, c'è anche questo.
Pylons, piattaforma di NFT, che non può mancare, chiaramente, no? Quindi sta arrivando un sacco di roba su Cosmos, c'è poco da fare. Bisogna tenerci gli occhi puntati e io e voi lo seguiremo, perché io ve l'ho detto, sto approfondendo sempre di più, sto cercando, no, di avere anche un po' di skin in the game, con i validatori, parlando un po' con i team, eccetera, eccetera, e è un nuovo modo per approcciare un ecosistema, no? E vi condividerò un po' tutto il viaggio, tutto ciò che scopro. Poi, ultima cosa, Aperture è una piattaforma DeFi secondo me molto interessante, perché aspetta, no, non la fa ancora vedere, ma l'avevo vista su Twitter, Aperture, eccola. Un'immagine vale più di mille parole, guardate che figata, Delta Neutral, le varie strategie su Mirror, questa sì è una piattaforma su Terra, se ve lo stavate chiedendo, che permette, in realtà non solo su Terra, sarà cross-chain, aspettate che chiudo Jones e porto qua questo, sarà cross-chain e permette di andare a implementare dei vault, quindi delle strategie composite di DeFi, di asset management, su varie chain. Il primo prodotto che vogliono lanciare è proprio su Terra, quella Delta Neutral. È già in beta privata, qua vi fa vedere come funziona, quindi come viene allocato il capitale, si va in UST e si ottiene l'esposizione Delta Neutral. Quindi noi inseriamo UST, preleviamo UST. C'è una waitlist con la quale si può andare a partecipare per usare per primi la piattaforma, con un hard cap per ognuno di 10k, quindi ancora hard cappata a dovere, proprio perché piattaforma nuova, rischi alti. Global Private Beta. Poi, dunque, volevo farvi vedere, perché c'erano, mi ricordo, anche degli altri vault interessanti. Delta Neutral, ah ecco, esatto, ce ne sono altri magari a minor rischio, li chiama Invest e Invest Plus sono quelli un po' più complicati. Terra Anchor, questo cos'è, il depositare su Anchor e basta? Saber e Mercurial, quindi altri pool di stable, ma di fatto ecco, un'altra cosa interessante è che farà un po' da competitor a Orion. Ovvero su Orion si può ottenere l'APY di Anchor con altre stablecoin, perché poi lui ti fa la trasformazione cross-chain e ti farma su Anchor. La stessa cosa si potrà fare qui, se non ho capito male, perché vedete che si mettono stablecoin anche di altre piattaforme, altre chain, nonché asset LP, eccetera, eccetera, e lui fa tutto il cross-chain per massimizzare il rendimento contenendo i rischi. E quindi questo è quanto. È una piattaforma, secondo me, interessante, che soprattutto per il Delta Neutral, no? Perché lo apre un po' alle masse, magari ci abbasserà gli APY, però sicuramente varrà la pena vedere per la facilità di utilizzo. Luke, Tomb Finance rientra nei cippini, e Tomb è da cippino, perché di fatto è ad alto rischio. Tomb, in particolare i fork di Tomb, sono quei signoraggi, no? un po' a rischio maggiore. Allora, aspettate che vado a recuperare qualche altra domandotta. HBAR ha aperto gli smart contract. Come sta andando HBAR a proposito? Non male. Cioè, sempre in questo giga range. Che miseria. È sempre qua. Non esce da qua. Vorrei vederlo fuoriuscire. Però in molti me ne hanno parlato bene. Però mi avete detto anche che è un po' centralizzato, se non sbaglio. È un attimino centralizzato. Poi. Che differenza c'è tra Anchor Protocol e Mars Protocol? Non può essere considerato un money market anche lo stesso Anchor? Assolutamente sì, è un money market anche Anchor, perché di fatto è lending e borrowing, però il funzionamento è differente, cioè Anchor si concentra sul farti borroware UST con vari asset, che sono poi quelli che generano interesse, mentre Mars Protocol non ti farà borroware solo UST, se non ho capito male, è un money market generico tipo Aave, e ti fa depositare anche a collaterale gli stocks di Mirror, cioè una serie di collaterali in più. Quindi è un po' più ampio. Anchor ha un caso d'uso estremamente specifico, che è quello dell'earn su UST. Come stiamo messi a proposito sulla cosa?
Dai, la cosa, l'avete capito. Il reserve, viva la cosa. 17 milioni, orca miseria. Ragazzi, siamo agli sgoccioli, siamo agli sgoccioli. Doquan, ci sei? Sei pronto? Vai, tocca a te, smilionaci dentro. Allora, poi, vediamo. Ripple, come lo vedi adesso? Non sono un grande fan di Ripple, ragazzi, mi spiace. Anche se vincesse la causa, non lo so, non riesco proprio a farmelo piacere, ma neanche il grafico, cioè proprio tutto brutto su Ripple, non c'è una cosa bella su Ripple, veramente nulla. Oddio. No, non ce la faccio a farmelo piacere, cioè grafico totalmente irregolare, coin senza particolari use cases. Bah. Ciao Luca, entrare in LQDR adesso e farmare su Liquid Driver conviene. Dunque, LQDR c'è, cioè su qualche exchange, su SpookySwap. Non lo so, sai. Allora, aspetta, andiamolo a vedere su Dex Tools. Non conosco benissimo la sua tokenomics. Ah, no, Ethereum, no, Phantom. QPR. Allora, USDC. Non conosco bene la sua tokenomics, come funziona, se è un po', se è davvero come Convex, che non sembra bellissimissimo il grafico. Non lo so, ragazzi, non vi so rispondere sinceramente, perché non saprei, non conosco bene la sua tokenomics, qual è il suo modello economico, ecco, quindi non ci sta, non ci sta. Allora, quanto costa un validatore su Cosmos? Ma guarda, l'hardware non tanto, perché non serve un hardware particolarmente potente. Poi c'è da cambiare chi delega. Cioè, cosa sto dicendo? C'è da cercare e trovare chi delega, no? Perché altrimenti non sei in top 120, quello che è, e non pigli niente. Già se sei nelle ultime posizioni prendi una miseria. Poi. Allora. Con il calo dell'APY sul pool PSOL, PRTSOL, Insanni, ci sono alternative interessanti? Allora, per farmare con PSOL, MSOL e simili, dici? Bah, guarda, quei pool lì di solito vanno visti un po' più ad ampio spettro, perché gli APY sono estremamente volatili, quindi. Sai, io mi pare di averlo lasciato lì, tra l'altro, proprio su quel pool lì che hai detto tu, perché facevo il giro con Parrot per mantenere tutto il mio collaterale in staking e poi borroware i soldi a mettere lì. Sì, no, mi sa che li ho lasciati lì, altrimenti su Solend forse c'era qualcosa con un liquid staking di Solana. Allora, dov'è? STSOL, nulla di interessante. No, non è vero. MSOL, no, neanche, niente. TurboSOL Pool, che cos'è? Niente. No, ho sbagliato. Dunque, su Marinad, che invece ti fa vedere tutti, DeFi. Tutte le cose con MSOL dentro. Vediamo. Forse ce la facciamo entro domani. Colleghiamo il wallet, magari lo aiuta. Mamma mia, connect. Dai, forza, forza. Proviamo a togliere lo scudo. Poi facciamo un paio di ultime domande. E il pump come sta andando nel frattempo? Che l'ho perso di vista. Ecco, infatti, dump in diretta adesso diventa. No, famo i bravi. Famo i bravi. Non mi andare a swippare Bitcoin, che hai proprio sfiorato lì. Ah,
Fai il bravo. Allora, vediamo. Sto Marinad non ha voglia di collaborare oggi, eh? Mirror Tracker lo chiudiamo. Intanto io leggo qualche altra domandozza. Facciamo così. Allora. Miglior modo per mettere a rendita Luna? Luna, adesso c'è il pool X Luna Luna su Stader Labs, mi pare, che non è affatto male. Non è affatto male. Ma se merge più shard incrementa la dominance di Ethereum, possono risentire negativamente anche le altcoin? Ma guarda, il merge di per sé non so quanto incrementerà la dominance di Ethereum, cioè farà crescere sicuramente il valore intrinseco di Ethereum, ma di fatto lato usabilità della chain non cambia. Perché non è che diventa scalabile improvvisamente, no? Quindi rimarrà tutto l'ecosistema layer 1, layer 2, ma io credo che anche dopo lo sharding rimarrà un ecosistema vario, perché ormai si sono coltivati vari ecosistemi, quindi non lo so, a meno che non si dimostrino tutti fine a se stessi, io vedo comunque una diversità sempre di queste chain. E penso, lo ripeto, penso che ci sarà sempre più diversità, sì. La vedo così, la vedo così. Dunque, Luna, vuoi vedere Luna? Andiamo a vedere Luna. Luna BTC, eccolo. Allora, Luna BTC sta consolidando qui dentro. Non mi piace molto come grafico, dico la verità, perché dopo questo dampone è qua che è un po' incerto. Quindi per me al momento è no, il grafico di Luna. Esiste il land borrow su stablecoin? Oh, a voglia! A voglia, su stablecoin puoi metterle in lending, c'è Anchor, c'è Aave, c'è Compound, c'è di tutto e di più, mentre Borrow Warley anche, ci sono anche lì tanti, tutti i money market hanno lend e borrow di stablecoin. Parlaci di Star Atlas, mi piacerebbe, ma non so niente, di niente di Star Atlas, quindi chiedete agli Hard Rock Crypto, non a me, loro sono molto più sul pezzo su quello, perché BTC sta dumpando. L'esagerato, abbiamo l'esagerato qua, sta dumpando. Fatto meno 1%, attenzione, alla fine. Bear market di nuovo attivo. No, dai, non scherziamo, ragazzi, famo i bravi. Poi, ha senso borroware VBTC? Non più di tanto, secondo me. Non ha tanto senso perché cosa ti serve? Cioè, se lo borrowi se sei short, se vuoi shortarlo, se tu pensi che si ribassa, depositi stable, borrowi VBTC, lo vendi per altre stable, sei short. Perché poi devi rendere il debito in VBTC, quindi occhio che se pompa c'hai un debito più alto. Un debitozzo più alto. Poi. Cosa ne pensi di REN? Allora, il token di per sé. Devo studiarmi un po' la tokenomics. So che REN è un bridge, uno dei miei preferiti, tra l'altro, mi piace molto. E opera tramite queste dark node, si chiamano, che sono i nodi che bridgeano in sostanza. Chi opera sul dark node ottiene i REN in ricompensa, ma non so poi qual è la tokenomics esatta. E se ci sono dei. Cioè non so bene la tokenomics, mi spiace, dovrei vedere meglio. Dovrei vedere meglio. Il corso base lo farai alla fine. State sul pezzo perché qualcosa mi dice di sì. Siete stati gasati, ragazzi. Io non. Cioè, se vi vedo così gasati, secondo voi vi tolgo la possibilità di gasarvi ancora di più? Assolutamente no. Dump in diretta, metti time frame basso, ma molto basso. Cosa mettiamo? 5 minuti? Cose folli, time frame 5 minuti? Ecco, regola numero uno, non guardate mai time frame bassi, a meno che non siate trader professionisti, perché è il modo migliore per perdere di vista quello che sta succedendo. Davvero, cioè, daily, weekly, basta, secondo me, per fare un'analisi, no? Se poi uno vuol fare il trader, perché lo sa fare, ma lo deve saper veramente fare, non così improvvisandosi tale, cioè il trading è una cosa che se sai fare bene, se non sai fare non farla, altrimenti ti sbricioli il capitale, allora ci può stare, ma sinceramente, io ne starei alla larga, meglio operare un po' più ad ampio spettro. E poi c'è anche il trading, lo swing trading, no? Molto
molto più contenuta come cosa rispetto che andare a fare mosse su time frame brevissimi con mille mille operazioni. Comunque, esatto. Allora, ho fame. Anch'io sai che ho abbastanza fame. Abbastanza fame, ragazzi. Metteresti a rendita delle coin su FTX Apex Blockfolio? Sì, mi piace assai. Mi piace assai perché FTX io lo reputo estremamente affidabile e... occhio, adesso ripompa, pump in diretta, vedete cosa succede a guardare sti time frame. E no, dicevo, FTX lo reputo estremamente affidabile, secondo me è uno degli exchange più affidabili in circolazione e quindi assolutamente sì. Vi ricordo che si può sull'app di FTX, quindi non l'exchange che è FTX Pro, l'app, ex Blockfolio appunto, si può mettere a rendita qualsiasi cripto all'8% di APY fino a $10,000, oltre è al 5. Ottimo, anche euro. Anche euro. Il cipino su sushi l'hai tolto. Non l'avevo mai messo, ragazzi, il cipino su sushi. L'avevo detto solo per ridere. Cipini ovunque, sushi, Atom. In realtà non l'ho mai messo né su sushi né su Atom. Vi avevo fatto vedere la mia asset allocation com'era. Allora. Ma Binance ha riaperto i bonifici? Sì, ha riaperto i bonifici. Ha riaperto i bonifici. C'era un'ultima cosa che vi volevo far vedere, adesso basta sta roba, per piacere, ragazzi, amici miei. Allora, no, l'ultima cosa che vi volevo far vedere riguarda il mondo degli NFT, in particolare Sorare, che è un po' la mia cartina tornasole anche per il mondo degli NFT, perché mi fa vedere come, cioè a parte che in realtà è uno dei pochi che è sempre crescente, e come utilizzo, cioè è impressionante i volumi di aste, volumi delle offerte, il numero di giocatori e poi cioè, ho guardato i prezzi delle carte, io cioè se solo capissi qualcosa di calcio, io non ci capisco niente di calcio, sono veramente nabbissimo, ma se solo ci capissi qualcosa credo che sarebbe veramente uno delle robe più interessanti da seguire. E avevo fatto un video un po' di tempo fa, infatti ve lo volevo riscillare perché secondo me vale davvero la pena seguirlo e conoscerlo, a partnership con un sacco di leghe sportive, ufficializzato, cioè con le... i contro cosiddetti come azienda e quant'altro. E cos'è che vi volevo dire in particolare? Sì, ecco che ci sono alcuni giocatori che hanno avuto degli incrementi di prezzi incredibili, è una sorta di fantacalcio poi, cioè se tu possiedi gli NFT dei giocatori, li metti giù le squadre, vinci dei premi sia in Ether che in altre carte, quindi diventi sempre più forte. Purtroppo c'è un po' di barriera d'ingresso, ma adesso hanno introdotto anche le carte con tiratura poco limitata, queste qua da 1000 mi pare che siano, quelle gialle, che hanno anche dei prezzi contenuti, quindi si riesce anche a fare una squadra senza svenarsi più di tanto. E è una figata, peccato che io non so niente di calcio, quindi che dire, io ve lo scillo e basta, ve lo condivido e basta. E tra l'altro appunto scillandovelo, ve lo dico perché adesso poi vi condivido il mio referral link vero, che non è questa è una pagina fake in realtà, e con 5 se acquistate vi scillo e acquistate 5 carte ottenete una carta rara, quindi può essere interessante se vi ispira questo giochino qua. E basta, quindi niente, ve lo volevo solo dire che è interessante per chi è un nerd di calcio, secondo me può valerne la pena. Aspettate che se mi dimentico di scillarvi il link, però siamo più scemi di prima. Tac. Tac. Dai, concedetemela la scillata del giorno, amici miei. Adesso facciamo l'hashtag d'ora in poi, scillata del giorno. Scillata del giorno e via. Ecco, nel frattempo ha aperto Marinad. Allora, abbiamo un MSOL USDT, che però non è quello che mi piace più di tanto. MSOL ETH, MSOL BTC. Poi MSOL SOL 773 su Orca. Poi abbiamo MSOL BTC di nuovo. MSOL SOL da poco. MSOL SOL da niente, MSOL SOL, cos'è? Aldrin, è un DEX, era mica un DEX questo 1443 non sembra malaccissimo, no? Perché l'altro era 770 su Orca, 14.4 su Aldrin, quindi forse questo Aldrin adesso potrebbe essere quello più interessante. MSOL SOL, sì,
Non sembra male. Peccato che non c'è quello di Parrot, ma c'è solo quello di Marinad. Niente, amici miei, io con questo vi saluterei quasi, visto che qua adesso dobbiamo vedere un po' come chiudiamo, cosa succede, eccetera, eccetera, eccetera. Matica ha ricevuto 450 milioni di fondi. Sì, ho visto, ho visto. Da Sequoia era questa notizia qua. Investimento da 450 milioni su Polygon, roba, tanta roba, tanta roba. Tantissima roba e c'è hype intorno a Polygon. Infatti ha reagito anche bene Matic. Matic BTC ha spompazzato a dovere. Vediamo, vediamo, anche perché qua potrebbe essere un bel higher low e se riparte da seguire, sicuramente da seguire. Bene, amici miei, io vi faccio un carissimo saluto. Non vedo ancora il bonifico SEPA su Binance perché lo estendono un po' alla volta i vari utenti. Hanno iniziato con pochi utenti e poi lo estendono sempre di più. Sempre di più, sempre di più. Bene, amici, ripeto, noi ci rivediamo mercoledì. Domani vi piazzo il video sui Layer 1 e Layer 2, Layer 0 che vi avevo promesso. E poi state sul pezzo perché presto inizia anche il corso base. Questo servirà, secondo me, a tutti quanti. Un ripassino per i più navigati e per i nuovi invece un bel, come dire, quando qualcuno vi chiede, ma cos'è sto Bitcoin di cui sento parlare? C'è il corso base, così uno non fa apin senza conoscere quello che sta apinando. Bene, amici, mercoledì ti aspettiamo puntuale, aspetta e spera. No, dai, ci proverò sempre di più, lo giuro, lo giuro. Abbiate pietà di me, abbiate pietà di me. E buona serata e a mercoledì, puntuale. Ciao.